Siano lodati Gesù e Maria. Abbiamo ascoltato delle letture molto belle, ma anche molto impegnative e significative. Nella prima lettura c'è una requisitoria del Signore contro il principe di Tiro, che si pensava, come molti piccoli o grandi potenti della terra, di essere il Padre Eterno in terra. Ha esordito proprio in questo modo il testo. Dice il Signore: il tuo cuore si è insuperbito e hai detto: io sono un Dio, siedo su un trono divino in mezzo ai mari. Sappiamo bene che nel corso della storia gli imperatori romani si facevano chiamare Dio, sappiamo tutti quanti, molti nostri fratelli cristiani sono morti appunto dicendo: guardi, ti voglio tanto bene, prego per te, rispetto alle tue leggi, ma tu sei un povero uomo, insomma, non sei Dio. Cosa abbastanza evidente. E addirittura nostro Signore a un certo punto fa anche un po' di ironia, dice: tu sei più saggio di Daniele, nessun segreto ti è nascosto. Cioè, Daniele è uno dei più sapienti dell'Antico Testamento, ma è appunto un'ironia perché l'uomo che si pensa di essere Dio è uno sciocco, uno stupido. Spiega poi il Signore, dice: tu sei Dio, se uno ti dà una coltellata sei morto, che Dio sei? Se noi pensiamo, se l'uomo pensa semplicemente alle sue condizioni proprio oggettive di miseria, adesso nostro Signore ci ha fatto ricordare un pochino che siamo degli esseri umani, con quello che tutti sappiamo, insomma, con la pandemia di quest'anno, no? Ma basta il raffreddore, basta che caschi per terra e ti rompi una gamba, devi stare 6 mesi in ospedale, capite? Noi siamo proprio l'immagine della debolezza, della vulnerabilità, della non capacità di essere immuni da tutto ciò che ci può colpire, d'accordo? I miei poveri parrocchiani ieri hanno scritto in chat che stanno soffocando dal caldo, da una percentuale di umidità impressionante, no? Io non gli ho mandato le foto della temperatura di qua perché mi facevano poi un po' tenerezza, no? Se si muore di caldo, milioni miei cari, ha voglia, come fanno qualcuno dai costumi non proprio consoni, che per quanto ti spogli sempre di caldo ti muori, insomma, non ci si può fare niente. Quindi c'è tutta quanta una marea di informazioni che anche un bambino capisce, che attestano il nostro essere povere cose. E guardate però che impressionante, cioè la superbia, l'orgoglio dell'uomo, cioè pensare di essere Dio non è soltanto, diciamo, assumere queste modalità grossolane, insomma, no? Come gli imperatori che si facevano adorare come un Dio, insomma, questo credo che tutti quanti oggi siamo abbastanza intelligenti, insomma, per non cadere in queste grossolanità. Però quanti pensano di essere il Padre Eterno in te, pensano di non avere bisogno di nessuno, pensano di poter fare da sé, questo ne facciamo esperienza tutti i giorni. Ecco perché il primo comandamento, prima di dire non avrai altri dei di fronte a me, Dio dice: io sono il Signore tuo Dio, ecco, io sono il Signore, perché è Lui che è l'Eterno, l'Onnipotente, l'Invulnerabile, l'Invincibile, e tutto il resto, non noi. Che Gesù, verbo fatto uomo, appunto si è dovuto fare uomo e ha dovuto permettere che gli si scatenasse il finimondo contro. Vi ricordate anche il Vangelo di San Giovanni, no? Viene il principe di questo mondo, egli non ha nessun potere su di me. Nel Vangelo di San Giovanni, quando vengono le guardie ad arrestare Gesù, la prima cosa che Gesù fa, li atterra tutti a terra, ricordate, no? Chi cercate? Gesù il Nazareno, sono io. Tutti giù per terra, dicono i bambini. Come mai? Sono io è il nome di Dio nell'Antico Testamento, io sono colui che sono, quello che rivelò Dio a Mosè, no? Gli sta dicendo: guardate, chiariamo subito una cosa. Io mi faccio prendere da voi per amore degli uomini, ma se volessi, puoi stare tutti per terra. Capite? Ecco perché Gesù è veramente un grande. Quando Gesù era in croce, se avesse voluto, poteva scendere e fulminare tutti quanti quelli che stavano sotto. Se mi mettono in croce a me, io in croce resto e posso stare a sbraitare quanto voglio, ma non posso né fulminare chi sta sotto né scendere dalla croce. Lui poteva, io no. Ecco,
E in questo senso ci raccordiamo con il Vangelo, dove Gesù fa riferimento ad una delle cose che fanno sentire gli uomini il Padre Eterno sulla terra. Qual è? Il Dio denaro. Se uno è ricco, d'accordo, sta tranquillo, sta sicuro, qualunque cosa succede, io provvedo, perché io ho i soldi, qualunque sfizio me lo posso togliere. E Gesù dice, questa cosa crea una situazione interiore per cui è difficilissimo per chi si trova in una situazione di questo genere entrare nel regno di Dio. Perché? È ovvio. Perché il regno di Dio è proprio di chi in lui si abbandona completamente, non si fida di se stesso, non conta su se stesso, non ha un'idea troppo alta di se stesso, ma vive una vita completamente, come dire, abbandonata in tutto e per tutto al Signore. Come faccio ad essere io abbandonato se io sono in tutto e per tutto autosufficiente? Certo, Gesù dice, questo è impossibile agli uomini, ma non presso Dio, quindi non è che automaticamente, penso che sappiate come si interpretano queste cose, non è che i ricchi sono ipso facto tutti brutti, cattivi e dannati, no, perché ci può essere una persona che sia ricca, ma ha il distacco interiore dalle ricchezze, le sa condividere, le sa usare secondo la volontà di Dio. Un esempio era Lazzaro, il migliore amico di Gesù, che certamente non era un povero, e quindi raggiunge il paradiso. Però oggettivamente possono creare questa situazione. E Gesù conclude con una bella cosa, insomma, la dice agli apostoli, la dice a tutti noi: chiunque ha lasciato qualunque cosa per me riceve 100 volte tanto qui e poi la vita eterna. Solo una parola, dico. Che significa questo? Molta gente pensa che, va bene, facciamo così, mo mi converto e divento cristiano, però mi aspetterà una vita orrida sulla terra, proprio piena di sofferenze, piena di sacrifici, piena di rinunce, di cose brutte, poi però ci sta il paradiso. Gesù dice, non è proprio così, d'accordo? Non è così, perché è chiaro che nell'immediato delle rinunce ci sono, ma la ricompensa delle rinunce non è solo in paradiso, è già qui. 100 volte tanto, in fratelli, sorelle, padre. Ecco, concludo raccontandovi a questo proposito un aneddoto vero, è una piccola facezia, però un fatto storico, se credete alla mia testimonianza. Ecco, tanti anni fa, quando, diciamo così, io con un gruppo di amici giovanotti ci riavvicinammo un pochino alla fede, ci vedevamo una volta a settimana insieme e aprivamo un Vangelo e ne parlavamo insieme. Era una cosa un po' tipica per i giovani. E uscì fuori anche questo discorso e un mio amico, sapete che mi racconta, un giorno dice, sai Ronà, oggi mio padre mi aveva regalato 5.000 lire, a quei tempi, insomma, eravamo giovani. Ci ho incontrato un povero per strada, ma sembrava proprio povero, mi ha chiesto l'elemosina. Io avevo solo quelle 5.000 lire, non avevo 100 lire, 200 lire. Dico, mo che faccio? Gli ho dato 5.000 lire. Torno a casa, mio padre fa, ho pensato che ti voglio fare un regalo un pochino più grande. Toh, assegno 500.000 lire. E dice, hai visto, non ha avuto, mappa, 100 volte tanto. Dico, hai visto? Ce ne sono tanti, insomma, di questi aneddoti, perché non dobbiamo mettere alla prova il Signore, certamente, quindi dobbiamo credere a quello che ci dice. Però sicuramente quando noi facciamo quello che ci dice possiamo stare tranquilli che è fedele e che davvero ci dà tutto quello che ci ha promesso e molto ricco. Siamo lodati Gesù e Maria.